Benfica all'andata a questo match 15 giorni fa si è concluso con la vittoria dei Lusitani per 6-3 e l'ha decretato la massima punizione. Dunque Alessandro Michelon pronto al tiro, la finta di Alessandro, la traversa di Alessandro Michelon a mettersi ai quattro angoli, a far passare più tempo possibile. Poi il Follonica giustamente non concede questo tipo di tattica e arriva a far chiudere l'azione ai biancorossi, però è gol! E c'è il gol! Follonica in vantaggio, Alessandro Michelon! Esplode il capannino! L'ingaggio, esce vittorioso insieme a Mirko, ancora Mirko a portare avanti la pallina, il tiro, la parata, ancora la conclusione, e gol! C'è il gol di Alessandro Bertolucci, il 2-0, esulta il popolo di Follonica. Ora Mirko a spazio, va Mirko, entra in area, è costretto a girare indietro la gabbia, e già il gol! Incredibile! Che giocata, signori! Mirko Bertolucci! Tutti pensavano a un passaggio e invece da dietro la gabbia ha messo la pallina nell'angolo basso. Non l'ha vista questa volta Carlos Bisilva. Michele, un gol stratosferico. Il Benfica è stordito letteralmente, 5 minuti di follia quasi collettiva dei biancorossi. 3-0 di fronte a questo consorzio Etruria Follonica, spinto da un pubblico a dir poco eccezionale. Tiro dalla lunga distanza di Walter Neyes, non ci sono problemi per Tosi. Ora Bertolucci, va Bertolucci, entra in area, gol! Che gol, ragazzi, che gol! È il 4-0, una cosa fantastica! Il Benfica è tecnicamente di pregevole fattura. Adesso si scatena Alessandro Michelon, fermato, contropiede per il Benfica, il tiro e gol! Che gol anche questo, signori! Riccardo Barreiros botta all'incrocio dei pali e si riapre il match 4-1. Al nono minuto Riccardo Barreiros contro Andrea Tosi. L'arbitro richiama a raccolta i giocatori, va Barreiros e c'è il gol di Riccardo Barreiros che ha bruciato Andrea sotto le gambe. Non ci voleva un minuto e mezzo dalla fine, non ci voleva, e adesso è ancora tutto da rifare e adesso i supplementari si avvicinano in maniera tangibile. Peccato perché veramente... Follonica riconquista la pallina, ultimi 3 secondi, Alessandro Bertolucci, poi e c'è il gol, non ci posso credere, non ci credo, è il gol, ha vinto il Follonica, è un gol valido, il Follonica all'ultimo secondo con Alessandro Michelon, ha vinto contro il Benfica. Non stiamo più nella pelle, una vittoria incredibile all'ultimo secondo, vince il Follonica 6-2, è incredibile, le proteste dei giocatori lusitani, ma non c'è spazio, la partita è finita, ci sarà solo da battere e poi il triplice fischio, il Follonica incredibile, ha battuto 6-2 il Benfica. Michele, incredibile! Incredibile, una soluzione straordinaria, un copione che nemmeno il miglior giallista avrebbe potuto immaginare. All'ultimo secondo il Follonica ha trovato questo gol della vittoria ed è un successo di tutta la squadra, di tutta la città, di tutta la società. Impressionante veramente. È finita! Il consorzio Etruria Follonica batte 6-2 il Benfica! E clamorosamente possiamo dirlo, ribalta il 6-3 dell'andata e si qualifica per la semifinale della Coppa CERS.
sotto la curva, la nuova curva degli ultras del consorzio. È finita come nessuno si aspettava, un gol all'ultimo secondo di Alessandro Michelon e il Follonica vola. Il capannino, sindaco Saragosa, stasera è una di quelle date da ricordare nell'ambito sportivo, una vittoria fantastica e poi